Abbiamo la nostra Paola Guglielmi, eccola, benvenuta, ciao Paola. Eccoci, grazie per avermi invitato. Grazie a te per essere qui. Grazie mille. Guarda, cara, allora, dicevamo che il ruolo di segreteria d'edizione non è un ruolo molto, diciamo, conosciuto al grande pubblico, sebbene sia un ruolo di grandissima importanza, anzi senza la quale effettivamente il tutto sarebbe molto ma molto più complicato e difficile, non potrebbe addirittura essere. Quindi in modo purtroppo sintetico, perché lo sappiamo è un ruolo talmente vasto che ci vorrebbero almeno 3 ore, ma anche più per parlarne, vuoi dirci in cosa consista questo ruolo? Assolutamente, innanzitutto dizione sbagliatissimo, segreteria, ecco, di edizione, perché la prima domanda che mi viene fatta è appunto: segui gli attori, sì, sei coinvolta nell'ambito attorale dell'acting coach? No, sì, mi occupo e parlo con gli attori, però non mi occupo di dizione, e oltre a questo, appunto, come dicevi tu, svolgo altre 50 mansioni da segretaria di edizione. Per riassumere tutto in una frase, possiamo dire che la segreteria di edizione fa una sola cosa soltanto, cioè preservare la continuità. Che cos'è? Come molti di voi sanno, i set non seguono la continuità del prodotto finito, cioè il film viene spezzettato, ogni pezzettino poi viene girato sulla base delle esigenze produttive, quindi necessità di location, di tempistiche, disposizione della truppa, eccetera, eccetera. Ecco, lì interviene la segretaria. Quindi cosa fa? Cerca di conservare la continuità fra una scena e l'altra, anche se le scene sono magari girate in momenti diversi. E per me è un ruolo importantissimo, perché appunto va a controllare tutti i settori dell'ambito cinematografico, quindi va a controllare l'operato del direttore della fotografia, piuttosto del fonico, piuttosto dell'attore per sé dei dialoghi, il ruolo del regista soprattutto, c'è anche un controllo sulla regia. E è il motivo per cui per me è molto più importante l'operato della segretaria d'edizione rispetto a quello che è il braccio destro riconosciuto del regista, cioè l'aiuto regia. Per me, se il braccio destro è l'aiuto regia, a questo punto il braccio sinistro ce lo prendiamo noi, che è la segretaria d'edizione. È un ruolo tecnico principalmente, forse anche questo non gli dà modo di essere così tanto conosciuto e magari anche sottovalutato, però è importantissimo ed è anche molto difficile come ruolo, proprio perché appunto per poter controllare più settori all'interno del set bisogna saperli conoscere, bisogna conoscerli per poterli, altrimenti il ruolo del controllo non può essere effettuato minuziosamente nel dettaglio. Assolutamente. Senti, parliamo di segreteria appunto perché non esiste solo ed esclusivamente la segretaria d'edizione, anche il segretario, tu ce lo puoi confermare? Assolutamente, anche perché diciamo che soprattutto qui in Italia c'è questo stereotipo da sempre, vuoi perché da tantissimo tempo sono sempre state segretarie quelle di edizione. Al contrario, adesso si sta cercando di combattere questo stereotipo proprio introducendo sempre più leve maschili, e si associa il ruolo ad un ruolo femminile perché secondo lo stereotipo diciamo che la donna è un po' più abituata ad essere attenta ai dettagli, ma diciamo non la commentiamo neanche come non lo commentiamo come stereotipo. Assolutamente sì, però c'è una segretaria, questa volta donna, d'edizione a cui tu ti sei ispirata moltissimo, vuoi raccontarci? Assolutamente, assolutamente. La prima segretaria a cui mi sono ispirata è Yolena Toli. Per far capire diciamo chi è lei, è la segretaria d'edizione del progetto Gomorra, che wow, penso tutti quanti voi conosciate. Sì. Diciamo, mi sono molto avvicinata a lei perché c'è un'intervista bellissima che chiunque può visionare su YouTube, un'intervista che lei ha fatto al Cinecampus Atelier di Roma nel 2017, e lei mi ha molto colpito perché appunto da segretaria d'edizione, poi ex aiuto regista, una cosa ha sempre detto. Cioè, anche se un ruolo tecnico quello della segretaria d'edizione, non è detto che debba passare in secondo piano la vena artistica del tecnico di set. E quindi sta cercando un attimino di riportare in auge questo ruolo, sta rivendicando i diritti del ruolo e appunto lo sta facendo conoscere con tutti i mezzi che ha a disposizione, anche tramite un'associazione che è l'Associazione Italiana Aiuti Registi e Segretarie d'Edizione, cui lei fa parte. Perfetto, senti, più tardi parleremo anche ovviamente del progetto Cinema da Mare Basilicata. Noi abbiamo avuto il piacere di avere ospite il grande Franco Rina, il direttore. Direttore, il nostro direttore e ideatore del Festival Cinema da Mare, da cui poi il nome Cinema da Mare Basilicata prende spunto. Sì, assolutamente. Noi facciamo veramente un leggerissimo, piccolissimo break musicale. Anzi, a proposito, volevamo chiederti, c'è un autore, un cantante, una canzone a cui sei particolarmente legata, ecco. Grazie.
assolutamente sì, Last Night degli Strokes. E ce l'abbiamo. E ce l'ascoltiamo tutta. Più tardi saremo ancora in collegamento con la nostra Paola Guglielmo, perché vorrò farti ancora delle domande a proposito di questo bellissimo progetto Cinema da Mare. Basilicata, resta con noi. Eccoci con Paola Guglielmi, in splendida forma. Allora, senti, a proposito, ecco, di Cinema da Mare Basilicata, perché è veramente un progetto straordinario, molto molto bello e interessante. Volevo sapere, purtroppo lo sappiamo, il Covid ci ha un po' messo in ginocchio un po' tutti, e l'arte ne ha risentito assolutamente tanto. Ma io so che voi di Cinema da Mare Basilicata non state fermi con le mani in mano, anzi ci sono anche dei progetti in sospeso, altri che devono nascere. Io so che ci sono cose in cantiere, ecco, vorrei ascoltare la tua voce. Assolutamente, chi si ferma è perduto, ecco. Soprattutto in questi tempi di Covid non ci siamo mai fermati, e come direttore ci ha sempre spronato. Innanzitutto abbiamo portato avanti lo studio, abbiamo continuato a studiare tantissimo, perché non si smette mai di imparare, soprattutto nell'ambito cinematografico, e dall'altro lato stiamo portando avanti più progetti che poi ci permettono di girare, ma solamente in esterna. Infatti stiamo puntando tantissimo su video un po' più paesaggistici, che possano in qualche modo anche valorizzare la Basilicata e darle lustro. E, oltre a questo, stiamo scrivendo e progettando dei set e dei cortometraggi che poi si spera di poter girare il più presto possibile, secondo poi quelle che saranno le direttive nazionali per l'emergenza sanitaria. Sì, e praticamente ci sono delle anticipazioni che ci vorresti dare, oppure è tutto top secret? Allora, top secret assolutamente sì, per quanto riguarda i cortometraggi. Per tutto il resto ci potete seguire sulle nostre pagine social Cinema da Mare Basilicata, sia Instagram che Facebook, e lì ogni giorno, cioè molto spesso, anzi due volte a settimana va bene così, pubblichiamo spesso contenuti, anticipazioni, sì, soprattutto su quello che poi uscirà e quello che stiamo progettando adesso. Quindi invitiamo assolutamente i nostri amici in ascolto a seguire queste pagine, perché insomma ci sono cose molto molto interessanti. Dalla tua voce si capisce che ci sono cose belle che bollono in pentola, ecco. Assolutamente. Anzi, saluto tutti i ragazzi anche di Cinema da Mare Basilicata, ovvio. E ti cambiano con un grandissimo bacio, soprattutto te, Gabriella, devi tornare sui nostri set. Oh, perché anche Gabriella è stata una di Cinema da Mare Basilicata, tutti lo devono sapere. Quanto sei bella, mamma mia, quanto sei bella. E guarda, Paola, è stato bello chiacchierare con te, perché alla fine, vedi, abbiamo capito un po' tutti anche meglio questo ruolo di segreteria d'edizione, perché sennò rimaneva un tabù per molti, credo, Assolutamente, ma più che altro sappiate che chi si vuole avvicinare al Cinema da Mare Basilicata farà come primo ruolo la segretaria o il segretario di edizione. E quindi insomma anche Carlo vorrebbe partecipare come segretario di edizione, in questo caso essendo un uomo. Aspetto. Sei contento, Carlo? Aspettavo. E, grazie Paola, guarda, noi ti rivogliamo al più presto, ovviamente, ai nostri microfoni, si spera addirittura in presenza, se il Covid ce lo permetterà, ovviamente. Lo spero tantissimo anch'io, davvero, è solo un piacere ed è un onore, ovviamente. Anche per noi ti auguriamo una buona continuazione di serata, grazie ancora per aver accettato l'invito. Un bacione, Paola. Un bacio, buona serata. Ciao. Ciao. Perfetto. Siamo diciamo di nuovo qui nel nostro pomeriggio insieme. È stata molto bella questa parentesi che abbiamo dedicato nel nostro speciale cinema, perché veramente questa settima arte, come spesso si dice, è di un'importanza che a volte non ci rendiamo tanto conto. Adesso andiamo in pubblicità e poi si ritorna di nuovo insieme.